Ti sei mai chiesto che faccia può avere il diavolo? Scusate, volevo iniziare in questo modo, avrei voluto anche mettere una maschera da diavolo, perché oggi voglio parlarti di una serie TV molto carina che io sto guardando su Netflix, ma so essere uscita in prima battuta su Fox e si chiama Lucifer. E probabilmente, se sei qui, la stai guardando anche tu, o perlomeno hai visto qualche pezzettino. Che cos'è Lucifer? È una specie di poliziesco, Wikipedia lo definisce urban fantasy, un fantasy urbano, dove c'è il diavolo, Lucifer, che arriva sulla Terra e ha una stranezza peculiare. Ha la capacità di fare una piccola magia, una magia che probabilmente ti aiuterà a comprendere meglio le altre persone. Sì, perché l'unico superpotere di questo diavolo, per quanto possa sembrare assurdo, non è proprio l'unico, ma il superpotere più evidente è la capacità del protagonista di chiedere alle persone qual è il tuo vero desiderio, che cosa desideri davvero ardentemente dentro di te. E attraverso questa semplice domanda, che non è semplice per nulla, le persone gli rivelano tutti i loro segreti e lui, da poliziotto, ti invito a guardare la serie TV, riesce a risolvere dei casi. Sì, in realtà Lucifer ha altri poteri nella serie, lancia le persone, è super forte, non può morire. Ok, ma non sono qua di certo per spoilerarti nulla, ma semplicemente per dirti che la sua tecnica di comunicazione è vera. In altre parole, se ognuno di noi fosse realmente in grado di comprendere i desideri profondi dell'altro, saprebbe comunicare meglio con questa persona, saprebbe che cosa dare a questa persona, saprebbe dire e dare l'attenzione adeguata a questo individuo. In altre parole, se io riesco a capire davvero qual è il tuo desiderio più profondo, io posso comunicare davvero efficacemente con te. Quanti davvero ho detto? Un sacco di davvero, ma ci siamo capiti. Cioè, questa semplice tecnica che viene messa in modo scenografico è in realtà potentissima, perché se ci pensi, è ciò che realmente fanno tutti i venditori, i comunicatori, i negoziatori ogni volta che si trovano di fronte alla propria professione. Cercano di capire che cosa desideri davvero. Pensa se tu fossi una commessa di un negozio e guardando una persona entrare tu potessi, osservandola, capire qual è il suo profondo desiderio. Sarebbe facilissimo fare il tuo mestiere, andresti lì e diresti: ecco, questo è l'abito che fa per lei. Oppure se fossi un agente di commercio o se fossi un mio collega, uno psicologo, qual è il tuo vero desiderio? Ecco, questa faccenda c'entra in ogni comunicazione umana. Infatti, ogni volta che io faccio un corso di comunicazione dal vivo, arrivo quasi sempre a Lucifer e arrivo a dire una cosa un po' particolare e chiedo a tutte le persone, magari ai manager di un'azienda, faccio questa domanda: tu sapresti che regalo fare ai tuoi dipendenti, ai tuoi clienti? Lo so, è una piccola provocazione, è chiaro che un manager non deve sapere quali siano i regali preferiti dei propri dipendenti o dei propri clienti, ma è una metafora che mi aiuta a far capire a queste persone quanto è importante dare attenzione per comprendere l'altro. In altre parole, non c'è alcun trucco per poter capire i desideri e i bisogni delle persone che ci stanno accanto. L'unico trucco è saper ascoltare e porre le domande nel modo corretto. Quindi saper porre le domande, o meglio, porre domande, che è una cosa che facciamo sempre meno, perché siamo lì a voler dimostrare quanto siamo forti, quanto siamo fighi, quando in realtà per capire l'altro la cosa più semplice da fare è chiedergli che cosa desideri, che cosa ti piace in questa situazione, che cosa intendi, come fai a dirlo, come fai a saperlo? Tutte queste domande, che di solito sono racchiuse nelle 5 W, no, del giornalismo: come, quando, chi, che cosa, perché anche, può essere una domanda utile. In alcuni casi bisogna stare attenti al perché, ma questa è un'altra faccenda. Quindi quel caro diavolo di Lucifer non ci insegna soltanto a ridere, a restare un po' in compagnia, della televisione quando ci annoiamo, ma ci insegna qualcosa di molto più profondo. Il fatto che il superpotere più potente per riuscire a comunicare con ogni essere umano, a gestire ogni essere umano, se sei un capo d'azienda, un leader, un manager, è proprio quello di conoscere le persone che ti stanno accanto, porre domande, dare realmente tutta la tua attenzione.
E se per caso hai letto il mio libro, facci caso, sai che tutto il mio testo è orientato proprio a questo. Gira tutto intorno a queste domande, alla capacità di porre queste domande, ma soprattutto di intuire attraverso l'ascolto che cosa desiderano gli altri. Quindi sono qui a darti un piccolo esercizio per diventare un po' Lucifer anche tu. E questo esercizio è molto semplice ed è quello di andare accanto alle persone, ascoltarle, mantenendo le distanze di sicurezza in questo periodo storico ovviamente, ascoltarle e cercare di inferire, cioè di intuire, quali sono i loro più profondi desideri o quali sono i loro desideri in quel momento. E se sono tuoi amici, se sono i tuoi partner, se sono i tuoi soci, cercare di andare davvero verso i loro desideri. Ragazzi, questa storia di Lucifer non può finire qui, anche perché vi spoiler degli spoiler, a un certo punto, uno spoiler molto piccolo perché si capisce, non so, credo nella seconda, terza puntata della prima serie, il nostro caro Lucifer a un certo punto finisce nello studio di una psicoterapeuta che in alcuni casi fa adeguatamente il proprio mestiere e in altri casi non fa proprio adeguatamente il proprio mestiere, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta, soprattutto se questo video raggiungerà mille like. No, non lo so, però ci siamo capiti. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con un bel like, lasciatemi un bel commento se anche voi guardate Lucifer, fatemi sapere che cosa ne pensate e se siete qui per la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo nella prossima puntata.